Friedrich Dürrenmatt, giustizia. Eravamo rimasti. Quindi mi restano ancora 2 notti per portare a termine la mia relazione. L'annuncio mi sorprese, forse perché non credevo più al suo ritorno. D'accordo, sono ubriaco. Ero all'occhio negli ultimi tempi. Sono sempre piazzato all'occhio, seduto a quei lunghi tavoli di legno tra ubriachi come me. Sono mantenuto da Giselle e dalle ragazze che dopo la morte del marchese si sono spostate qui. Non vengono da Neufchâtel, ma da Ginevra e da Berna. Mentre molte di loro se ne sono andate a Ginevra e a Berna, si è messa in moto una notevole riorganizzazione, con la quale personalmente non ho niente a che spartire, legalmente non posso fare niente, illegalmente non ho niente da fare, se non aspettare le 22:15 di dopodomani. La posizione di Lucky è stata rilevata da Noel di Orchidea, si dice che venga da Soletta e abbia fatto carriera a Francoforte. È molto distinto, adesso le sue ragazze portano Orchidea, la polizia è furiosa. Non si possono proibire le orchidee. Una giurista di Basilea, mentre attraversava la strada dalle parti di Belleve, all'una di notte con un'orchidea puntata sulla camicetta, usciva da un dibattito televisivo sul diritto di voto alle donne. Fu arrestata, non aveva documenti con sé per provare la propria identità. Ne venne fuori uno scandalo sensazionale. La polizia e il sovrintendente di polizia, quest'ultimo a causa di una gaffa smentita, si resero ridicoli. Noel di Orchidea ha un potere assoluto. Ora ha assunto l'avvocato Wircherton, uno dei nostri giudici più insigni, che per motivi sociali vuole occuparsi dei diritti di quelle signore. Dopotutto pagano le tasse anche loro e caldeggia l'apertura di saloni per massaggi. Quanto a me, Noel di Orchidea mi ha fatto capire che con la mia condotta di vita non sono più accettabile per il mestiere. Tuttavia non mi abbandonerà, lo deve a Lucky. Ha fatto un accordo con i suoi uomini, così si è espresso, affinché per ora io possa restare a Locke. Anche il comandante non mi ha più dato fastidio. Sembra che nessuno interessi più sapere come Lucky e il marchese hanno perso la vita e alla morte di Daphne, tuttora non chiarita e caduta nell'oblio. Così anche se non sono un protettore, sono però un mantenuto. Se quindi i clienti dell'Occhio mi chiedono indirizzi che rivelo senza esigere denaro, e poi sono per lo più vecchi signori, mi offrono un whisky. Si tratta soltanto di un gesto generoso, assolutamente comprensibile. Questo per giustificare la mia condizione di alcolizzato, la mia brutta calligrafia e la mia fretta, perché, detto sinceramente, quando trovai il telegramma di Kohler, prima feci un giro di bevute, poi tornai nella Spiegelgasse e adesso, 20 ore dopo, sono seduto alla mia scrivania. Per fortuna ho trovato ancora con mia meraviglia una bottiglia di Johnny Walker. Adesso però mi viene in mente il dentista di Tan che mi aveva cercato all'occhio e al quale io ho presentato Giselle al Monaco. Sono tornato dal Monaco e non dall'occhio.